Ma questo alla fine che cos'è? Un canale di che cosa? Di viaggio, di cucina, di... Un amico mi ha detto, ma scusa, ma mettiti a fare un canale di cucina che hanno sempre tantissime visualizzazioni. Ma che me ne importa? Io lo faccio perché mi piace. È un canale di intrattenimento della vita di Camperman, di come Camperman vive con poco, ma comunque sta bene. Questo è un canale di intrattenimento, niente di più, niente di meno. Chi lo vuole seguire lo segue, chi non lo vuole seguire non lo segue. Questa bellissima passeggiata. Sì, è tutto così la costa praticamente. Tutta così. Sta frastagliata con questo mare meraviglioso da tuffi. E niente, tutta così. Ma non finisce mai, qua ci stanno altri camper parcheggiati. Così bellissima, ho guardato in tutte le pozze d'acqua possibili e immaginabili per vedere se ci sono granchietti, qualcosa, niente, non c'è anima viva, non c'è niente, solo una gaia che si fa il bagno in ogni pozza d'acqua, eh? Ogni pozza d'acqua ti devi fare il bagno tu. Niente, non c'è proprio niente. Il nulla. Ma strano, no? Tanto, è così. Qui si alza il sole. E più fa caldo, veramente una giornata splendida. Ah, ci siamo fatti veramente parecchio, stamattina come chilometri, sta lontanissimo il camper, però ci voleva, perlomeno abbiamo visto quest'altro lato che è uguale a quello, però, praticamente non c'è nulla, il nulla, veramente il nulla. Questo per esempio sarebbe un ottimo posto per venire a pescare. Vabbè, con piano piano uno ci arriva, ecco, si mette qua e c'ha questo bellissimo posto per pescare. Il problema è con che cosa pesco. Vista che deve scendere, stanno i ricci là. Come li prendo? Li vorrei anche prendere i ricci perché potrei. Potrei fare una pastura con... No, Gaia, no! Una pastura con... Ah, non la li vedete?
non è facile inquadrare. Comunque, potrei fare una pastura col pane o qualcosa per i gamberetti. Ma come li prendo? Li dovrei tuffare? penso che è un po' freddina l'acqua. Ora vediamo se mai con un retino. Ma dopo ci torno con un retino. L'unica cosa che c'è, non avete nemmeno un granchetto, cioè. Ma chissà se ci sono gamberetti a questo punto. E pesci oltretutto. Che non c'hanno niente da mangiare. Eccola, lei subito trova la strada. Per farsi il suo bagnetto giornaliero. Un gabello, sono saltati due delfini, ma chissà se saltano ancora. L'ho preso subito il cellulare per filmare, ma non li vedo. Hanno fatto dei salti bellissimi, sono passati proprio qua avanti. Belli. Riprovando anche nel pomeriggio, ma non c'è niente in queste pozze d'acqua, né una cozza, un granchietto, un pesciolino, che ne so io, qualcosa che posso innescare. Vedete che bisogna capire dove bisogna andare a fare la sopravvivenza. Qua non è un posto la sopravvivenza, non c'è niente, il nulla, il nulla. Non si muove nulla. Quella dove sta andando non si sa. Al mio pensatoio starà andando? Boh, è sparito dai radar. Vabbè, ma tanto torna perché deve fare la pappa. She put her mind to late night hours up the hill, serving coffee to strangers, talking about revenue. She kept dreaming of a world big enough for everyone, but she knew it must rain before it grows. She kept dreaming. Ma perché vai in Sicilia a svernare? Perché vai in Sicilia a svernare? Lo faccio vedere subito perché. Ecco qua perché. Ci sono 29 gradi dentro e 22 fuori. Quasi 23. E per questo vengo qua. Non accendo mai la stufa e risparmio un sacco di soldi. Tu vuoi la pappa? Eh? Vuoi la pappa? Sì? Sì. Ok, dove la trovo? Oh, si sta una favola. Madonna mia, che bello. Che dite, la vogliamo provare questo marsalino? Che ho comprato all'agriturismo, no, come si chiama? All'area sosta. All'area sosta da Giovanni, no. Proviamo com'è. Io l'ho provato là ed era buonissimo. Ora vediamo qua com'è. Salute vostra. È proprio buono, non so come lo fanno, ma è proprio buono sta cosa.
È un buon liquore, ve ne farei assaggiare un po', veramente, perché è buono. Buono, buono, buono. Un bagno in quest'acqua splendida, ma vi dirò, ho messo solo i piedini ed è gelata. Mamma mia, come fredda! Solo tu ti puoi fare il bagno. Vieni, dai, dai, fatti il bagno, vieni, lascia, lascia. Ah, un bel bagnetto, ci vuole proprio. Gelato, ma se ti piace. Bella fredda, che giornata bellissima di sole, e mi è venuto lo sfizio di farmi una cosa così buona. Non lo so veramente se è buona, è una prova, ma secondo me viene buona. Se viene buona vi dico come l'ho fatta. Chiaramente al forno, e la prima è pronta e non ci resta che infornare. Ok, sembra che è fatta. Sembra che sia fatta. La faccia è buona. La seconda non è altro che, diciamo, un impasto con dentro pezzettini di formaggio, come fosse un panino al formaggio. Ma questa c'ha proprio una bella faccia, eh? La verità è che non avevo pane, quindi ho pensato, allora mi faccio un po' di pane. Poi dopo mi sono accorto che avevo poca farina e ci ho aggiunto la fecola di patate che avevo comprato per farmi un purè, ma non c'ho il latte per farmi il purè. Quindi stavo là, ho detto vabbè, ormai ci sono. Pensavo di avere un altro pacco di farina, invece non ce l'avevo, e quindi ho detto vabbè, proviamo questa invenzione. Ora vi faccio sapere com'è. Che ne dite? Volete sapere com'è? Io nemmeno lo so com'è, però ora la proviamo insieme. La faccia non è niente male. Il sapore ve lo dico fra un attimo.
Buona. Buona cosa. Questi pomodorini non lo aspettavo. Proprio buona. Simpatica. È metà farina e metà fecola di patate. Aspetta. Proprio buona. Sì, assaggia anche tu, avanti, rompiscatole. Sente gli odori. È proprio buona, mannaggia la miseria. Caspita, eroina. Mamma mia. Uno spettacolo. Che palle che sei. No? Basta. Basta. Oh, vi dirò. È una favola questa pizzetta che ho fatto. Meno male che l'avevo fatta per stasera, meno male. Ma penso che non ci arriva stasera. È troppo buona, mamma mia, ma la devo rifare. È fantastica, veramente. Buonissima. Stasera. Ah, è pronto anche questo. Ah, come sbrucia. Mettiamolo qua. Beh, che ne pensate di questo panino al formaggio? Io penso che sarà buonissimo anche questo. Ma lo proveremo stasera questo. Con l'ultimo pezzettino di pizza, ma quanto era buona! La devo rifare assolutamente. Signori, vorrei avere la costanza di quella signora. Tutti i giorni, si fa almeno un'ora di ginnastica. Mamma mia, io non ce l'ho questa costanza. Qui invece si studia. E noi ci andiamo a riposare un po' ora, vero Gaietta? Almeno io mi vado a riposare un po'. Abbiamo camminato tanto tanto oggi. Il forno l'ho spento, a posto. Buon riposo. Ha ragione a abbaiare. Ha visto improvvisamente precipitare questo qua, un paracadutista che è atterrato proprio qua. Mannaggia la miseria. Hai ragione, sì, hai ragione. Se n'è andato, se n'è andato. Se n'è andato. Vedi, se ne sta andando. Se n'è andato, dai, se n'è andato. Che ce ne sta un altro? Che c'è? Sei buono, se ne è andato, hai visto? Sei andato via. Va bene, sì, mi hai fatto mettere paura, mi stavo riposando un po'. Bellissimi, lui zaino in spalla e il cane zainetti sulla groppa, ma sono troppo carini tutti e due.
carry you on my shoulders as long as I'm able. Scare the monsters under your bed. Deep and abiding, liking for you is all I need. Until my heart gives in, I will do everything I can. Dei camperisti. Ah, la stellato. Mi dà fastidio? No, no, anzi, mi fa morire, è troppo carino, perché anche noi avevamo un cagnolino. Avevamo un cagnolino, quindi non è che sente l'amore. Sì, come no, sicuro. Loro sentono molto più di noi. E allora si era affacciata lì.